1 in casa della Roma, continua la maledizione della Roma negli scontri diretti. Il Milan vince e torna a 4 punti dall'Inter. Super spot. Abbiamo avuto un culo così. 9 volte su 10 questa partita non la vinci. Non la vinci, ti è andata di culo. Pareva di rivedere il derby di ottobre. È sofferto come cani. Allora, partiamo sempre la solita analisi, sempre si parte dalla prestazione. Oggi ci sarebbero veramente tante cose da dire. La prima è che la prestazione è stata senza dubbio superiore a quelle viste con la Stella Rossa, cioè senza, non bisogna neanche discutere in questa cosa. L'ho vista però leggermente superiore rispetto a quella dell'Inter. E mi direte, però l'Inter abbiamo perso 3-0, qua abbiamo vinto 2-1, che cazzo dici? Dico che comunque la qualità degli avversari, c'è un grosso divario tra la qualità della Roma e dell'Inter. La Roma è scesa in campo, sembrava noi, due mesi fa. Mancava Dzeko, gli mancava Kumbulla, gli mancava Smalling, insomma, tre giocatori che mettono la mano sul fuoco sarebbero titolari anche da noi. Quello lo metto in dubbio, infatti la presenza di Fazio si è fatta sentire, in negativo per loro. Infatti quando la Roma ha messo dentro giocatori di qualità, perché ha tolto Fazio e ha messo Bruno Perez, abbiamo trovato il gol con l'unico tiro in porta del secondo tempo. La cosa positiva è che almeno abbiamo tirato e abbiamo fatto gol. Siamo partiti all'inizio del primo tempo con una serie di occasioni veramente assurde. Due gol, tutti e due annullati. E io ho detto, cazzo, siamo tornati in Milan di 3 mesi fa. E ovviamente parlo troppo presto. Lì Rebic, ma che mi combini? Ok che poi hai fatto gol, quindi ti sei fatto perdonare, però Rebic, sei solo davanti il portiere, cazzo la scarichi a Ibra, cazzo la scarichi, tira la saracca in porta, che dopo, col senno di poi, abbiamo pure visto che ti riesce, quindi sei asino due volte. Ok, si va all'episodio rigore. Tanto ormai ragazzi i miei video sono tutti uguali, milanisti che dicono se si continua così non si va da nessuna parte, e hanno ragione, e poi vanno i tifosi altre squadre che rosicano, ma senza rigore non fate nulla, che non hanno ragione. Perché dico sempre, se i rigori ci sono vanno dati, non conta il numero di rigori, conta il fatto che se ci sono vanno dati. Quando la Juventus ha avuto 2 o 3 anni, forse anche di più, in cui tiravano in effetti tanti calci di rigore. In 3 anni hanno avuto una cosa come 29 rigori, ok? Non è che mi lamentavo perché c'era un calcio di rigore dietro l'altro per la Juventus. Mi lamentavo quando il calcio di rigore per la Juventus era ridicolo. La Juventus ha vinto 3-0 a Barcellona con 2 gol sul calcio di rigore. Io ho detto, complimenti alla Juve che ha vinto a Barcellona. Non vado a dire, se vince solo quel calcio di rigore. Sarebbe stata una stronzata, cioè, proprio parliamoci terra terra. Quindi il rigore c'era. Lì per lì non si è accorto, manco i giocatori non si sono accorti del calcio di rigore. Poi dopo l'arbitro andò a vederlo, mi dicono ma inserito questo rigore, quindi più chiaro di così non poteva essere. La sblocchiamo e non sappiamo gestirci il vantaggio. Non succede mai. La Roma ha alzato un po' il pressing, si è alzata, stessa cosa che ha fatto l'Inter dopo nel secondo tempo nel derby. Ed è successa la stessa cosa, la Roma è andata ripetutamente vicino al gol, poi abbiamo avuto culo, che insomma anche la qualità è diversa, ripeto. E ce la siamo svignata, almeno per il primo tempo. Si arriva al secondo tempo, sta Roma continua, arriva il gol del 2-1. Colpevole, forse Kier, perché copriva la visuale a Donnarumma, ma che ha fatto un tiro della Madonna, che c'è da fare. Buona la reazione, non abbiamo rischiato di prendere il 2-1, per fortuna, perché ovviamente avremmo anche preso. Trova un gol spettacolare, perché non è neanche il suo piede di Rebic. E questo gol, sì, ti fa gioire, ma ti fa anche incazzare, come dicevo prima. Cioè, hai le qualità per fare gol del genere? Cazzo, falli!
Falli! Quando contro la Stella Rossa è successa un'occasione più o meno simile e l'ha sciupata. È successa un'occasione simile al primo tempo e l'ha sciupata. È solo lì che le partite vanno risolte, sono quegli episodi lì. Perché quando quegli episodi ti capitano due volte a partita, li devi saper capitalizzare. Se non li capitalizzi, e poi li capitalizzano gli avversari, l'hai nel culo. Non è che c'hai il premio capitalizzazione che se perdi la partita ti danno un punto come caparra per aver giocato bene. No, no, non succede. Questa volta è successo, per fortuna. Parlando dei singoli, partita svolta normalmente. Ci sono alcune note positive, però. Nota positiva, Saelemaekers. Nota positiva, Tonali. Nota positiva, anche Rebic. Perché ha fatto gol, eh? Perché ha fatto gol, proprio. Nota positiva, perché di solito, ultimamente, questo a parte non ne faceva, cioè ultime 2 o 3 partite ha fatto schifo, quindi. Poi perché l'ha fatto, è una nota positiva. Mi è piaciuto Tomori, non mi è piaciuto Kier. È vero che è andato vicino a un assist, a un gol, per carità. Kier, ragazzi, già dal derby mi sta preoccupando tanto. Anche nell'occasione di Mkhitaryan, quella poi discussa per il rigore, non rigore della Roma, che Hernandez ha buttato giù lui proprio perché gli aveva dato una ginocchiata nella coscia, per forza, quella è folle di Mkhitaryan. Anche lì esce di 10 metri e va a prendere Veretout, quando il contropiede sta facendo Spinazzola dall'altra parte. Se Spinazzola va al contropiede, Kjaer esce, va a marcare Veretout 10 metri oltre la linea difensiva. Ma che cazzo fai? Ma che cazzo fai? Ma stai indietro, ma copri! Perché, lo spiegava Filippo Galli in un video, se tu resti indietro e comunque arriva anche il difensore, cioè che il centrocampista attaccando insomma l'avversario, ti deve affrontare. Se tu gli vai addosso, quello piglia la palla, ti può sgusciare via. Ed è successo parecchie volte, però ragazzi Spinazzola ha una velocità che è micidiale. Cioè è una cosa incredibile. Cambiamo discorso. Mi è piaciuto molto Brahim Diaz, lui veramente che mi ha, ovviamente per quello che può fare, perché poveraccio, rientra da un infortunio, però quello che doveva fare l'ha fatto, ha fatto molto lavoro sporco. Ripeto, Tonali, le ultime 3-4 partite mi sta piacendo, ovviamente siamo molto lontani dal Tonali che desidererei vedere, dal Tonali che pensavamo fosse a inizio stagione, però ci stiamo a piccoli passetti andando verso questo Tonali. Io ho sempre detto, ragazzi, che è questione di tempo. Io ho sempre detto che sono contento di aver preso Bennacer e non Sensi, e ogni giorno sono sempre più convinto di questa cosa. Ebbene, allora dimostriamo lo stesso anche con Tonali. Che poi, se ricordiamo bene, Bennacer l'anno scorso, prima di campionato, prima di Pioli, cioè, era un massacro. Cioè, parlavamo male di lui tutti i giorni. Cioè, si andava a cagare e scrivevamo sui social quanto faceva cagare Bennacer. Cioè, me lo ricordo ancora. Questo è allenamento, ragazzi. Questo è di saper ingranare, di sapere i meccanismi della squadra. Comunque, siamo tornati a imparare a soffrire. Questa è una cosa molto importante perché con la Stella Rossa la situazione era più o meno la stessa. La differenza è che magari con la Stella Rossa la partita equilibrata non deve esistere, qua magari sì. Tanto no, con una squadra che è terza, quindi il secondo che batte il terzo per noi in questo caso è tutto l'oro del mondo. Più che altro ce l'abbiamo fatta a non subire il gol del 2-2, anche se la Roma ci è andata ripetutamente vicino a quel tiro a giro di Mkhitaryan e l'occasione poi sempre di lui dopo. 9 volte su 10, questi sono gol, eh. Però ci è andata di culo così. Quindi ho visto un Milan diverso, ho visto un Milan non sicuramente ai livelli del Milan di settembre, ottobre, novembre, però almeno l'ho visto un po' caratterioso, l'ho visto sempre sul pezzo, ovviamente a fasi alterne, chi magari più, chi magari meno, nella fase
della partita, però comunque ho visto un Milan sul pezzo. Ho visto un buon Calabria, mi è piaciuto veramente tanto, e io ragazzi, massacratemi nei commenti, però dico che Calabria lo voglio l'europeo. Io ce lo voglio. Io sogno un 3-5-2 con Calabria. No, 3-5-2 no, perché io farei giocare Chiesa in un'ipotetica Italia. Quindi dico una difesa 4 con Calabria e Spinazzola terzini. E un Acerbi e un Bastoni, o un Chiellini e un Bastoni centrali. Questa sarebbe la mia Italia europeo. Ed è stato un discorso, a parte un discorso che poi vorrò affrontare magari tra 2 o 3 mesi, farò un video in esclusiva dove spiegherò cosa vorrei dall'Italia in questo europeo. Detto questo, non ho nient'altro da dire, ragazzi. Per me no, le partite sono sempre quelle, ce le risichiamo. E comunque questa sera pensavo finisse molto peggio, in realtà mi sono ricaduto. E più che altro c'è da ringraziare la Roma perché ha messo in campo le seconde linee, ma la Lazio con le prime, una Roma come con le prime linee, ragazzi, è una Roma che non ti fa passare. Questo purtroppo va detto, bisogna renderne atto. Si è sentita l'assenza di Dzeko e ci va bene così. Detto questo, ragazzi, lasciate like al video, clic clic clic, come dice qualcuno, e iscrivetevi al canale YouTube. Se siete arrivati fin qua, vi dico che più tardi, verso mezzanotte, più o meno mezzanotte e mezzo, vi aspetto in live su Twitch con GTA 5 e vi aspetterò sempre con GTA 5 domani sera. Ormai l'appuntamento serale quasi tutti i giorni, verso mezzanotte e mezzo, è sempre GTA 5, mentre gli altri giochi usciranno su Twitch durante il pomeriggio. Quindi per cui domani a mezzogiorno invece sul canale, tra mezzogiorno e tre devo stabilire l'ora in cui farlo uscire, uscirà Felice Mastronzo che torna a calcare i campi di calcio. Chi non sa cos'è, lo vedrà domani. Detto questo, lasciate like al video, iscrivetevi al canale e buonanotte, almeno questa volta. È una buonanotte sofferta, ma serena.